Questo appuntamento è offerto da La Casa di Anna, nel centro storico di Fossano, esperienza ultra quarantennale in articoli regalo, liste nozze, arredo casa. Liste nozze personalizzate in arredo tavola, tessile, elettrodomestici, illuminazione e valigeria senza alcun obbligo di acquisto. Prodotti in vendita prevalentemente made in Italy. Organizziamo eventi di cucina creativa, galateo della tavola ed enologia. La Casa di Anna, via Roma 52, Fossano. Il risolificio, vendita a borse, pelletterie in genere, valigeria, bigiotteria e piccoli accessori delle migliori marche, scarpe su misura fatte a mano, riparazione di calzature, borse, valigie, zaini, ombrelli e accessori vari, servizi di lavaggio, lucidatura, ceratura e sterilizzazione su calzature e borse. Il risolificio a Fossano in via Giuseppe Garibaldi 30, telefono 0172 636267. Ora Service, officina riparazione veicoli industriali, veicoli commerciali e autovetture. Autorizzate Iveco e Marelli Checkstar. Diagnosi computerizzata multimarca veicoli industriali e autovetture. Raddrizzatura telai e allineamento a sali su motrici e rimorchi. Sostituzione, riparazione e montaggio pneumatici di tutte le marche per autovetture e veicoli commerciali. Ora Service in via Torino 132 a Fossano, telefono 0172 60600. Reperti archeologici ci parlano di una Fossano la cui fondazione potrebbe risalire all'800 a.C. da parte di popolazioni locali fuse con etnie liguri e romane. Il fiume Stura ha scavato ai suoi piedi un ampio fossato, fossa, che probabilmente ha dato il nome alla città. Alcuni ritengono che il nome possa derivare da Fons Sana per l'esistenza di una sorgente, mentre altri si rifanno ad un nome romano allora in uso, Faucius. Comunque, per poter parlare di una vera città, dobbiamo riferirci al 1236, quando venne posta una lapide su una porta delle mura dell'antico borgo. Nel periodo medievale, la città si unì ad una lega ghibellina sostenuta da Federico II allo scopo di contrastare l'espansione di Asti. Da quel momento, Fossano passa sotto la dominazione di una serie alternata di padroni. Nel 1300 è sotto il Marchesato di Saluzzo che viene scalzato dagli Angioini, quindi subentra al principe Filippo di Savoia a Caia, che ne fa la sua personale signoria, costruendo l'imponente castello che ancora oggi domina lo skyline della città. Con l'estinzione degli Acaia tornano i Savoia con Amedeo VIII. Nel 1500 i Savoia entrano in conflitto con la Francia, le cui milizie, dopo violenti scontri, occupano la città, che dopo la pace di Château-Cambrésis viene restituita ai Savoia. Emanuele Filiberto di Savoia si insedia nel castello e concede a Fossano il titolo di città. Nel 1690, ancora una guerra contro i francesi che con la battaglia di Staffarda entrano nuovamente in Fossano. Nel 1860 vengono abbattute le mura cittadine e dopo il breve periodo napoleonico la città torna ai Savoia, seguendo le vicende che portarono l'Italia a diventare una repubblica. Tra i tanti gioielli di cui è ricca la città di Fossano spiccano senza dubbio le chiese e tra queste spicca il Duomo. Costruito su un precedente edificio religioso risalente al 1200, fu terminato alla fine del Settecento su disegno del Quarini.
si presenta con una maestosa facciata neoclassica su cui si evidenziano quattro colonne corinzie che poggiano su un massiccio basamento. La parte alta culmina con un ampio timpano chiuso da una trabeazione sottolineata da marcate gocce. L'interno, a quattro navate, è ritmato da 10 cappelle laterali. Il campanile, precedente al 400, fu voluto dagli Acaia, di cui ne compare il blasone, nella piccola cappella al piano terra. Mantiene ancora le caratteristiche medievali, anche se parecchi sono stati gli interventi successivi. Degna di nota è anche la chiesa della Santissima Trinità o dei Battuti Rossi. Bellissimo esempio di barocco piemontese, su progetto di Francesco Gallo, si erge con una maestosa facciata concava divisa da un'importante trabeazione mediana con semicolonne e lesene che ne suddividono lo spazio della superficie in specchiature in cotto. La chiesa era sede della confraternita che si occupava dei malati e dei bisognosi locali. Infine va citata anche la chiesa del Gonfalone. A causa di guerre e scorrerie nasce la Confraternita dei Battuti Bianchi, che aveva la funzione di raccolta di denaro allo scopo di riscattare alcuni cittadini presi prigionieri. L'attuale chiesetta sorge su un precedente edificio adibito a mense dei poveri, che nel 600, su disegni di Giovenale Boetto e suo figlio Damiano, venne ampliata e arricchita da tele e da un prezioso altar maggiore. La facciata, dalle forme di maniera, è ingentilita da un portico, nella cui parte superiore interna era ricavato uno spazio in cui si riunivano i confratelli, e termina in alto con un timpano contornato da una semplice trabeazione. Oggi è adibita a spazio multifunzionale per mostre, concerti o conferenze. Questo appuntamento è stato offerto da La Casa di Anna, nel centro storico di Fossano, esperienza ultra quarantennale in articoli regalo, liste nozze, arredo casa. Liste nozze personalizzate in arredo tavola, tessile, elettrodomestici, illuminazione e valigeria senza alcun obbligo di acquisto. Prodotti in vendita prevalentemente made in Italy. Organizziamo eventi di cucina creativa, galateo della tavola ed enologia. La Casa di Anna, via Roma 52, Fossano. Il Risolificio, vendita a borse, pelletterie in genere, valigeria, bigiotteria e piccoli accessori delle migliori marche, scarpe su misura fatte a mano, riparazione di calzature, borse, valigie, zaini, ombrelli e accessori vari, servizi di lavaggio, lucidatura, ceratura e sterilizzazione su calzature e borse. Il Risolificio a Fossano in via Giuseppe Garibaldi 30, telefono 0172 6362 67. Ora Service, officina riparazione veicoli industriali, veicoli commerciali e autovetture. Autorizzate Iveco e Marelli Checkstar. Diagnosi computerizzata multimarca veicoli industriali e autovetture. Raddrizzatura telai e allineamento a sali su motrici e rimorchi.
sostituzione, riparazione e montaggio, pneumatici di tutte le marche per autovetture e veicoli commerciali. Ora Service in via Torino 132 a Fossano, telefono 0172 60600.